E ora parliamo della manifestazione importante indetta dai sindacati CGIL, CISL e UIL con l'appello per una sanità migliore che ormai fa acqua dappertutto. Antonello Lai. Siamo alla manifestazione indetta dalle organizzazioni sindacali che unitariamente stanno marciando verso Piazza del Carmine a Cagliari per la sanità, una sanità veramente efficiente che qui in Sardegna è semplicemente un'utopia. Da quanto tempo ci stiamo lamentando degli ospedali e della sanità pubblica, oltre che dell'assistenza domiciliare? Voi perché siete qua per manifestare? Beh, siamo qua per dimostrare il disagio che esiste in tutti i territori della Sardegna. Ormai molti paesi rimangono sforniti di medici di base, di pediatri, di guardie turistiche. Siamo veramente all'esasperazione. La situazione è un disastro. Io lavoro per gli ospedali e non vi immaginate che disastro c'è. Il sindacato ha la grande capacità di rappresentare tutte le fasce sociali e quindi deve portare questa voce. Se non lo facciamo noi, chi lo fa? La cosa che mi fa maggiormente arrabbiare è che appunto i nostri ospedali nella nostra zona sono allo sfascio. Non abbiamo più niente, per fare anche una visita dobbiamo venire qua a Cagliari per tutto. Rivendicando la salute è sicuramente il bene più prezioso che abbiamo e dobbiamo fare in modo che nessuno ne venga privato. Ognuno ha un suo ruolo. Il ruolo della piazza, in questo caso di questa piazza, è quello di incalzare i politici a dare risposte e a dare le risposte che la gente si attende. Oggi stiamo vivendo un momento drammatico a livello nazionale, ma sicuramente a livello sardo ancora più drammatico. Aumenta la povertà, non c'è lavoro, crescono le distanze con il sistema paese, quindi assolutamente avanti così. Ai politici l'obbligo, la responsabilità di dare risposte.